Quindi iniziamo dal qualche mio commento che vuole veramente darvi dei segnali, li abbiamo chiamati emergenti, e in particolare tre segnali che vengono dalle nostre analisi internazionali. Il primo punto è pay for performance. È un tema in agenda nei comitati di remunerazione, nelle vostre agende di fatto. E lo riprendiamo perché, come probabilmente sapete, l'autorità di controllo del mercato americano, la SEC, qualche settimana fa ha varato delle regole ancora più stringenti che appunto sono entrate in vigore qualche settimana fa. Le regole sono del luglio del 2022 e sono relative all'informativa che le aziende devono fornire al mercato per assicurare gli investitori che effettivamente i compensi pagati al top management sono correlati alla performance aziendale. Torneremo fra un attimo e la domanda che vi poniamo e che ci siamo posti è, siccome in generale quello che avviene negli Stati Uniti, tenuto conto delle differenze anche di carattere culturale sul tema dei compensi negli Stati Uniti, ma comunque prima o poi arrivano anche da noi. Ecco, qualche riflessione è utile, diciamo, per le analisi che siete chiamati a fare, o siamo chiamati, se volete, nel nostro ruolo anche di advisor dei comitati di remunerazione delle principali società italiane. Il secondo tema è people, quindi human capital management, e perché la nostra riflessione parte da una semplice constatazione. Se voi guardate il purpose e guardate le strategie e le affermazioni pubbliche di tutti gli amministratori delegati e di tutte le aziende più importanti che operano in questo paese, c'è una dichiarazione chiara che i dipendenti, i talenti dell'azienda costituiscono la risorsa più preziosa, l'asset più importante di queste aziende, e del resto non può essere che così. Lo stesso è per gli investitori e che si aspettano quindi che i consigli di amministrazione, attraverso ad esempio i comitati di remunerazione, possano, come dire, gestire il rischio e quindi proteggere questo asset principale in termini proprio di attrazione, gestione, sviluppo, in una parola, in un acronimo, HCM, quindi Human Capital Management, quindi protezione della risorsa più importante. E quindi le domande che ci siamo posti a livello internazionale, che ci poniamo tutti i giorni, sono: ma qual è il ruolo dei board, dei consigli di amministrazione sul tema HCM? Perché in alcuni board questo tema è visto come non pertinente, altri si stanno attrezzando e noi vogliamo richiamare l'attenzione vostra su questo tema e in particolare sul ruolo che il Consiglio di amministrazione può e deve svolgere e cosa invece non deve fare per non sovrapporsi o andare a intralciare l'operato del management. Da ultimo tema, la cultura organizzativa, corporate culture, perché è importante perché la realizzazione di qualsiasi strategia, di qualsiasi piano industriale, dipende anche da quell'insieme di comportamenti che sono considerati validi in una certa azienda e che costituiscono la cosiddetta cultura organizzativa dell'azienda stessa. E quindi la domanda che ci siamo posti è: ma come si fa? Cosa possono fare i comitati e i consigli di amministrazione per assicurarsi che ci sia effettivamente questo allineamento tra cultura e strategia? E quindi troverete qualche riflessione in proposito. Come vi ho detto, non prenderò più di 10 minuti, quindi saranno temi toccati velocemente, ma spunti di riflessione e al termine avete lo spazio per per fare domande a me e ai colleghi su questi tre importanti temi. Quindi, primo tema, pay for performance. Dicevo prima, aggiornamento dalla SEC a luglio del 2022 del Dodd-Frank Act che è del 2010, già entrato in vigore e quindi vedremo già queste prime informazioni nella stagione assembleare 2023, quindi a breve, diciamo delle società quotate americane. Non voglio entrare nel merito, ma l'informazione fondamentale
per coloro che non l'avessero già vista, ma probabilmente molti di voi ne sono già a corrente, è che viene richiesto alle società quotate di fornire alcune informazioni su il compenso totale complessivo dell'amministratore delegato, la media dei compensi di alcuni qualificati, diciamo, executive, quindi dirigenti dell'azienda, il TSR della società, il TSR del peer group, l'utile netto della società e un'altra misura della performance finanziaria. E questi dati devono essere forniti per gli ultimi 5 anni. Ovviamente c'è un periodo iniziale di progressiva messa a regime, quindi pian piano, diciamo, fra 5 anni avremo gli ultimi 5 anni. E viene richiesto di spiegare le proporzioni, le percentuali che ci sono tra la remunerazione corrisposta all'amministratore delegato e di quella corrisposta in media ai dirigenti, chiamiamoli strategici, rispetto al TSR della società, a quello del peer group, rispetto al net income e rispetto all'altra misura scelta. Quindi una spiegazione della proporzione, del collegamento che esiste fra queste misure e di performance finanziaria e il compensi effettivamente pagati, e in più anche per supportare la spiegazione sul collegamento tra i compensi e la performance aziendale, anche altre misure da un minimo di 3 a un massimo di 7. Come capite, è una informativa veramente stringente, attraverso la quale nel corso del tempo, quindi in termini di trend per 5 anni e in termini di misure finanziarie importanti collegate ai compensi effettivamente corrisposti, diciamo, un investitore può veramente capire se questo allineamento fra la performance aziendale e i compensi esiste oppure è soggetto evidentemente a critiche in assemblea. Questo è come veramente flash velocissimo su questa importantissima novità negli Stati Uniti. Secondo tema è Human Capital Management. Allora, questo è un survey che l'Associazione dei consiglieri di amministrazione americani del Nord America ha condotto sui propri iscritti, 312 risposte, quindi un numero abbastanza significativo. E come vedete, il tema della competition, quindi per i talenti, è al secondo posto delle preoccupazioni dei consiglieri di amministrazione. E addirittura è superiore come importanza e come preoccupazione rispetto ad esempio all'inflazione o alla disruption che c'è nelle catene di fornitura globale. Quindi parliamo di una importanza strategica veramente, diciamo, determinante. E dall'altra parte la stessa associazione ha anche definito alcuni principi, diciamo, di governance, dove il tema talenti, che come vedete è associato alla remunerazione dei talenti stessi, riguarda il board e deve entrare a far parte delle, diciamo, delle analisi che i board sono chiamati a fare per assicurare che esiste la capacità dell'azienda di attrarre i talenti e poi di motivarli e mantenerli all'interno dell'azienda, perché appunto costituiscono un asset determinante. Abbiamo visto che è molto importante come preoccupazione per i board. Dall'altra parte, il 63%, come vedete, dei rispondenti dice anche che in realtà c'è tanto da fare, perché è una, diciamo, delle aree dove sono richiesti miglioramenti da parte del board nel supervisionare questa attività. E quindi, come dicevo prima, quali sono le domande che i consigli di amministrazione dovrebbero porsi? La prima domanda è: abbiamo come consiglio una comprensione di quali sono le strategie di human capital management dell'azienda e come queste siano parte integrante della strategia complessiva? E quindi parliamo di una, innanzitutto, della comprensione. Secondo aspetto è cosa il mercato ci sta chiedendo, quali sono le policy dei nostri azionisti e dei proxy advisor sul tema e quali sono le metriche che supportano la strategia dell'azienda e come queste metriche sono state utilizzate o vengono utilizzate nei piani di incentivazione. Quali sono i ruoli più a rischio? Quindi non parliamo dei nomi
Ma parliamo dei profili, ad esempio, più difficili da trarre, parliamo dei ruoli molto delicati, ad esempio tutto il tema del digitale in questi giorni, perché sappiamo che c'è una vera guerra per i talenti, e cosa sta facendo l'azienda per attrarre, diciamo, e per mantenere e sviluppare un'adeguata, l'abbiamo chiamata panchina di talenti, e quindi quali sono le informazioni che vengono normalmente fornite ai consigli di amministrazione e quali sono i KPI. E poi quello che invece viene, diciamo, rivolto all'esterno, quindi quali sono le informazioni che vengono date al mercato, perché se è vero che esistono, e lo vedremo fra un attimo con Sara e con Roberta, le policy, degli azionisti di proxy advisor, e quindi come l'azienda si è attrezzata per fornire queste informazioni al mercato, e cosa sta facendo il comitato di remunerazione. Alcuni comitati di remunerazione, non solo negli Stati Uniti, a dire la verità, stanno diventando, ad esempio, comitati risorse umane, comitati people, stanno aggiungendo quindi questa importanza e competenza anche nel titolo, diciamo, del comitato, nel nome del comitato, per estendere le proprie attribuzioni alla supervisione dei temi di human capital management. Ovviamente, voglio ribadire che il board non si sovrappone in nessun modo. E ovviamente anche lo stesso comitato di remunerazione ha ruolo di gestione che è proprio del management, ma ha un compito di oversight soprattutto del rischio, quindi supervisione di come l'azienda si è attrezzata per gestire uno dei rischi più importanti di protezione, come abbiamo visto, di uno degli asset più importanti dell'azienda. Ed è importante appunto che ci sia chiarezza su questo aspetto. La domanda che poi ci siamo fatti con i colleghi è: ma tutto questo è rilevante solo nei board americani? Perché la guerra dei talenti esiste solo negli Stati Uniti, in Italia non ci sono problemi di questo tipo. Allora, qualche informazione, voi ne avrete tantissime, siamo bombardati di informazioni, io qui ho raccolto veramente alcune, ma ce ne possono essere molte altre. Le dimissioni del 2022 sono aumentate del 22% rispetto all'anno precedente, che è vero che è caratterizzato dal Covid, ma stiamo parlando di numeri molto importanti. Il 55% dei lavoratori interpellati in qualche modo ha espresso il desiderio o ha cambiato o sta cercando attivamente un altro lavoro. C'è un tema dell'equilibrio psicofisico, del desiderio anche, fra l'altro, di lavorare in smart working, che viene espresso dalle persone più giovani. Quindi, in sintesi, il modello del lavoro sta cambiando e ci sono tutta una serie di sfide che si chiamano well-being, welfare aziendale, digitalizzazione, D&I, e chi più ne ha più ne metta. C'è questa difficoltà, la Funte Union Camere recente, il 41% delle assunzioni programmate ha difficoltà di execution perché i profili ricercati non sono adeguati. Abbiamo visto proprio ieri l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, ha aggiornato le proprie diciamo, previsioni e sembrerebbe che nel nostro paese sia destinato a crescere, ovviamente meno del 2022, ma comunque questa attesa recessione probabilmente non ci sarà e quindi le tensioni sul mercato del lavoro potrebbero tendere ad aumentare. Questo è semplicemente per dire. E rispondere alla domanda, ma è rilevante solo per i board americani? Probabilmente no, e crediamo che sia importante anche per i board italiani, e quindi riflessioni, come dicevo prima, oversight di come le aziende si stanno attrezzando per gestire questi aspetti può essere determinante nelle agende dei comitati di remunerazione e dei consigli di amministrazione. Ultimo aspetto, cultura organizzativa, perché il CDA si deve occupare di cultura organizzativa? E quindi comincio da questa citazione che sicuramente tutti voi conoscerete, di Peter Drucker, che è Culture Eats Strategy for Breakfast. Quindi quanto è importante che ci sia allineamento tra la strategia e la cultura, perché in assenza si possono avere le strategie più innovative, più solide, ben ideate, ma la realizzazione diventa molto difficile se la cultura organizzativa non supporta e non è allineata alla strategia. E di nuovo tornando all'Associazione dei consiglieri americani, come vedete c'è un principio anche qui importante:
come la cultura dell'azienda, la cultura del board debbano essere allineati, soprattutto nel caso per assicurare l'integrità, l'inclusione e la responsabilità, temi che normalmente troviamo nei diciamo, codici etici, ma che non bastano più. E quindi il tema, la domanda da porsi è come il board deve essere informato e valutare l'allineamento che esiste fra strategia e diciamo, cultura organizzativa e quali informazioni ha bisogno per assicurare che questo allineamento sia sempre presente. Solo una riflessione finale. Questo è un survey dello IESE, probabilmente molti di voi l'hanno già visto, che ci dice che i board, oltre che il ruolo del chairman, del presidente, è molto importante nell'assicurare l'allineamento, diciamo, tra la cultura organizzativa, e l'amministratore delegato, il board e in generale il senior management. Altra indicazione che emerge da questo survey è che nelle riunioni del board di cultura organizzativa se ne parla pochissimo per essere, positivi. Anche perché manca una definizione condivisa della cultura organizzativa, che cos'è la cultura, e quindi è importante che venga condivisa e poi in qualche modo venga valutata. E ad esempio alcuni diciamo, utili strumenti che sono l'analisi e la verifica del turnover dei dipendenti, l'ascolto attraverso engagement survey, noi siamo impegnati come Mercer a farne, ne vediamo sempre di più, le aziende ne fanno sempre di più. E questo tema dell'ascolto è diventato un tema molto importante. Quando l'azienda le fa, generalmente ci viene chiesto di andare a riportare i risultati al comitato remunerazioni o all'intero consiglio di amministrazione. Un altro utile strumento sono le exit interview, quindi le interviste che vengono fatte alle persone nel momento in cui decidono di lasciare l'azienda per capire i veri motivi, no? E spesso si capiscono che ci sono motivi proprio di allineamento culturale, ad esempio mancato rispetto delle persone. Questi temi difficilmente vengono portati all'attenzione del board e quindi, diciamo, in estrema sintesi, ed è il messaggio col quale voglio concludere questa brevissima presentazione, il tema anche qui, fare una riflessione all'interno dei consigli, all'interno dei comitati, è importante proprio per capire, soprattutto in momenti diciamo, aziendali quali fusioni, acquisizioni, integrazioni di aziende, cambiamenti strategici, disruption legato a introduzione di un nuovo modello di business. In generale, tutto quello che è legato al cambiamento, è importante che il Consiglio di amministrazione si ponga la domanda: ma il resto dell'organizzazione ci segue? E quindi cercare di capire questo allineamento tra strategia e cultura organizzativa.